Ciao da Federico, oggi sono qui con il Joyor S10S, un monopattino veramente potente, doppio motore da 1000 watt e che odore di gomma bruciata. Non solo potenza da parte dei motori, possiamo scegliere o motore singolo, quindi andrà solo il motore posteriore, o doppio motore, andrà anche quello anteriore. Avremo una trazione integrale che su fondi sdrucciolevoli o comunque in cattive condizioni è ottima, in quanto non avremo perdita di controllo dell'anteriore o comunque potremo andare a velocità superiori rispetto ad avere il solo motore posteriore, quindi nella modalità singolo motore. Doppia ammortizzazione sia all'anteriore che al posteriore, che consentono di avere una bella ammortizzazione. Mi è piaciuta molto perché non è brusca, sempre un rilascio e una compressione molto fluida, che mi hanno permesso anche in terreni sconnessi di avere sempre pieno controllo. Prima di addentrarci oltre ai suoi particolari, alle sue caratteristiche specifiche, andiamo a vedere come si comporta qui sullo sterrato nel mio parco giochi. Poi torniamo qui per vedere le mie considerazioni finali e le sue caratteristiche specifiche. Sono in modalità doppio motore, quindi trazione integrale, e si riesce ad andare anche su fondi sconnessi a una buona velocità in modo molto sicuro e stabile grazie a una pedana bella lunga. Inoltre le tre marce disponibili per ogni tipologia, singolo motore o doppio motore, non solo vanno a limitarne la velocità massima ma anche la potenza. È una cosa che mi piace tanto, infatti anche su fondi come questo dove troviamo il fango avremo bisogno magari di una potenza più ridotta. Quando invece voglio avere più potenza o trovo una leggera salita, posso andare a inserire la terza marcia e riuscire a dosare molto bene la potenza. Sono presente tre marce sia nel livello modalità motore singolo sia in modalità motore doppio. Aumentando il livello, quindi aumentando la marcia, la velocità, andremo a aumentare anche la potenza erogata dal motore. Questo l'ho ritenuto molto comodo anche in questo caso. Ad esempio, quando voglio la massima potenza, velocemente riesco a passare in modalità 3, sia al pieno controllo, una pedana bella larga, dei freni potenti idraulici che consentono rapidamente di fermarsi. Inoltre si ha un'ottima tenuta anche in curva. Queste ruote da 10 pollici tassellate ti fanno sentire in piena sicurezza anche su fondi come questo, non in perfette condizioni, in sterrato, e qui troviamo anche un bel po' di fango. Wow, si riesce molto velocemente a fermarsi e riprendere il controllo. Lì era super scivoloso, eppure sono riuscito a dosare bene la potenza frenante anche davanti all'imprevisto. E anche qui nel ghiaino con la doppia trazione, wow, si riesce veramente a galleggiarci sopra. Acceleratore a pollice molto preciso e molto sensibile, sono in modalità 3, ma riesco a essere in piena sicurezza. Rispetto ad altri monopattini che ho testato, questo riesce a erogare una potenza in modo molto graduale. Si ha anche un ottimo controllo grazie a questa larga pedana, ma specialmente un acceleratore molto sensibile. Si riesce quindi a regolare perfettamente la velocità in base alla nostra situazione. E poi quando si spinge giù tutto, grande velocità e adrenalina. Sono in modalità motore singolo, primo livello di assistenza, vediamo come si comporta. Una spinta bella dolce, molto tranquilla, che mi porta a una velocità dei 17 km orari, 18 rilevati dal GPS, con mio peso di 87 kg più 10 kg dello zaino. Vado a inserire la seconda marcia, secondo livello, una bella spinta da parte del motore solo posteriore che mi spinge molto velocemente ai 31 km orari reali. Vado a inserire il terzo livello, un'ulteriore spinta che mi va a portare ai 38 km orari. Con singolo motore si riescono a raggiungere i 40 km orari con un peso di 87 kg più lo zaino dei 10 kg, quindi persone anche di 97 kg riusciranno con singolo motore a raggiungere i 40 km orari. Per passare da motore singolo a motore doppio basta fare una pressione sul tasto più per 3 secondi. Vedremo anche che dal single drive passeremo a dual drive. Vado a inserire la prima marcia, vediamo come si comporta con doppio motore. La ruota anteriore va addirittura a patinare se vado a spostare un po' più il carico verso il posteriore, e mi spinge fino ai 20 km orari. Vado a inserire il livello di assistenza 2. Wow, una grandissima spinta da parte del motore,
che in un attimo mi porta 30 km orari, 34 km orari. Andiamo a vedere con la massima potenza che velocità riesco ad andare. Una spinta veramente pazzesca che mi porta molto velocemente 50 km orari. Vado anche oltre, riesce ad arrivare 55 km orari reali con un peso di 97 kg, io più lo zaino. Come si comporta in salita non so se si può capire, la GoPro appiattisce tantissimo. Questa è una salita almeno del 20% su questo cumulo di terra. Andiamo a vedere come va. Doppio motore, velocità 3, peso del corpo tutto in avanti, un mica botto, va su che è uno spettacolo. Ruota anteriore che va a patinare ed ecco qui la vista che si ha. Troviamo due motori da 1000 watt identici nella ruota posteriore e chiaramente anche in quella anteriore, un pacco batteria da 60 volt e 18 ampere ora, 1080 watt ora, che è nascosto qui al di sotto della pedana. Una pedana bella lunga con un tratto inclinato che consente di avere il pieno controllo anche alle alte velocità e di avere una bella stabilità quando si è sopra il monopattino. Un manubrio più largo rispetto a quelli che ho testato precedentemente, che ne consente un miglior controllo, cosa che infatti ho apprezzato veramente tanto. L'autonomia massima che possiamo raggiungere in modalità singolo motore con velocità 1 in un tratto pianeggiante una persona di 75 kg può arrivare fino a 70-80 km di autonomia. Se andiamo a utilizzare entrambi i motori in modalità sbloccata con un peso come il mio di 87 kg andremo a raggiungere i 50 km di autonomia. La velocità massima che sono riuscito a raggiungere con il test di oggi su una strada pianeggiante, mio peso di 87 kg più 10 kg di zaino, quindi 97 kg, doppio motore velocità 3, quindi velocità massima, è stata di 55 km orari, quindi la velocità di punta non è il suo forte rispetto ad altri modelli che magari riescono a raggiungere velocità anche più elevate. Punto di forza è sicuramente tutta la sua componentistica, dai freni a disco idraulici con dischi da 120 mm, una grande potenza di frenata e anche la possibilità di modularli veramente molto bene per riuscire a frenare anche su fondi scivolosi con la massima precisione. Un'erogazione della potenza che mi è piaciuta tantissimo, sia in modalità singola, sia in modalità doppio motore, ma anche in tutte le sue varie modalità di velocità. Infatti si ha un'erogazione sempre bella graduale, non abbiamo mai un colpo brusco o che dobbiamo fare veramente molta attenzione quando andiamo a toccare l'acceleratore a pollice, ma riusciamo a gestirla molto facilmente. Quindi anche per chi non è molto pratico o comunque quando ci sono alcune situazioni di difficoltà, sicuramente riusciamo a gestire molto bene la potenza dei motori. Troviamo un display a colori visibile anche sotto i raggi del sole. Nella parte alta troviamo la velocità che è stata inserita, si può modificare con il tasto più e meno, abbiamo tre livelli di velocità. Con il tasto più, tenendolo premuto per qualche secondo, si passa da single drive a dual drive, quindi doppio motore. Nella parte centrale la velocità alla quale stiamo andando, la carica della batteria, 5 tacche, ogni tacca un 20%, i chilometri parziali, totali. Con una veloce pressione del tasto accensione andiamo a inserire tutti i fanali anteriore, posteriore e laterali del monopattino e apparirà anche l'icona dell'accensione dei fanali. Un campanello meccanico, un acceleratore a pollice molto comodo, delle manopole in gomma morbida con una protuberanza per avere un miglior contatto con il palmo della mano, hanno veramente un gran bel grip. Delle leve freno in alluminio con sensore power off, quando andiamo a premere una delle due leve freno andrà a disinserirsi immediatamente l'assistenza di uno o di entrambi i motori a seconda della modalità. È possibile molto facilmente andare a regolare l'altezza del manubrio con questo gancio e sgancio rapido, un sistema di sicurezza per lo sgancio e aggancio rapido. Andiamo a sollevarlo per andare ad aprirlo e quindi andare a richiudere il manubrio. Una luce posteriore con funzione stop, se andiamo a tirare la leva del freno avremo anche la segnalazione dello stop.
Lateralmente troviamo anche questi indicatori di direzione, purtroppo restano sempre accesi, non c'è uno switch, un interruttore per andare a mettere le frecce. Troviamo anche un piccolo catarifrangente lateralmente. Nella parte frontale troviamo una luce non tanto potente, ne avrei preferita una più potente, con un piccolo catarifrangente lì sotto. Un ottimo sistema di ammortizzazione, mi è piaciuto tantissimo, delle ruote da 10 pollici con camera d'aria, una bella impronta per avere un'ottima tenuta anche su sterrato, e dei freni a disco idraulici con una bella pinza e freni da 120 mm belli grandi, sia nell'anteriore che anche nel posteriore. Un bel sistema quindi di ammortizzazione, una pedana bella ampia con anche questo appoggio inclinato nella parte posteriore che mi è piaciuto molto, dà una grande stabilità. Un cavalletto che supporta tranquillamente tutto il peso del monopattino, dei parafanghi dove non va messo il piede sopra e consentono di essere protetti dagli schizzi anche quando si va a incontrare qualche pozza. Bello anche questo parafango che risulta anche una parte integrante della staffa del manubrio. Un manubrio regolabile in altezza molto facilmente, si adatta a tutte le altezze, un po' a tutte le persone. Ruote classiche da 10 pollici con camera d'aria ti consentono di avere sia una bella scorrevolezza su asfalto, ma anche grazie a questa tassellatura di avere una bella presa anche sui terreni sconnessi o comunque sullo sterrato. È possibile andare a piegarlo molto rapidamente, c'è anche un sistema di protezione per evitare che vada a richiudersi mentre lo stiamo utilizzando. Basterà tirare semplicemente questa leva e si va a piegarlo in due, c'è un secondo scatto e dal manubrio possiamo comodamente trasportarlo. Il suo peso non è così contenuto, sono 27 kg, ma che per questa tipologia di componentistica e questo sistema di ammortizzazione siamo nella media. È dotato anche di cruise control, abbiamo un libretto di istruzioni anche in lingua italiana dove troviamo tutte le sue funzioni, la partenza subito, quindi con acceleratore si può anche fare la partenza dando una spinta, un paio di colpi con il piede, quindi possiamo decidere tra le due modalità. Un carico massimo dell'utilizzatore di 120 kg, quindi anche un telaio bello solido, un telaio che è comunque in alluminio, una pedana che è in gomma e nella parte centrale c'è anche un disegno in rilievo che consente di avere un'ottima presa con la suola della scarpa anche quando è bagnata. Un grado di impermeabilità che consente di utilizzarlo anche sotto la pioggia, quindi anche nelle brutte giornate possiamo utilizzarlo ma non va lasciato sotto la pioggia. Grazie ai due motori da 1000 watt ci permettono di fare una qualsiasi salita. Io ho testato anche salite del 10-15%, non ho avuto nessun problema, si riesce a salire anche 30 km orari con un peso di 87 kg. Andiamo a vedere anche i suoi difetti, sì, perché ha dei difetti non indifferenti come quello di avere un doppio motore da 1000 watt che non è legale per circolare su strade pubbliche. Volendo si può andare a disinserire il motore anteriore, andare all'interno del menu segreto e andare a limitare la potenza del motore posteriore per arrivare fino in percentuale ai 500 watt. Allora sì, si può circolare su strada. Secondo problema, le frecce, ci sono gli indicatori luminosi laterali, però si vanno a accendere col tasto dei fanali, quindi quando si va a accendere il fanale anteriore si accendono anche le luci laterali, ma non c'è un interruttore delle frecce e questo è un grande deficit in quanto su strada sono obbligatorie. Se siete interessati a vedere il suo prezzo e le sue caratteristiche nel dettaglio vi lascio in descrizione come sempre il link e il codice sconto. Arriva a casa vostra al 99% assemblato, l'unica cosa che va fatta è inserire il manubrio nel suo alloggiamento e andare a richiuderlo con questo attacco rapido ed è pronto per essere utilizzato. Dal momento dell'acquisto arriva entro 5-7 giorni da un magazzino europeo senza spese aggiuntive e senza costi di spedizione. Spero che questa recensione vi sia stata utile, alla prossima, ciao da Federico!